Al via la stagione 2012-2013 del nuovo Licata Calcio ASD Licata 1931, nuova presidenza, tanti volti nuovi allo stadio di Nolliotta, malgrado il caldo una buona presenza anche di pubblico. Abbiamo sentito noi prima il presidente Onofrio Ortugno, il nuovo presidente Onofrio Ortugno che si è presentato alla stampa e anche ai nuovi giocatori, e poi abbiamo sentito anche il mister, il confermatissimo Peppe Balsamo, che anche per questa stagione sarà la guida del Licata Calcio. Presidente Ortugno, è il giorno dello start, Licata si raduna, iniziano gli allenamenti agli ordini di mister Peppe Balsamo, inizia la stagione 2012-2013. È molto bello, siamo tutti qua, siamo riuniti, siamo un pochino anche emozionati perché è chiaro che è una bella avventura che stiamo iniziando, deve andare tutto bene chiaramente. La rosa è quasi completa, diceva il DS Cammarata in sede di presentazione, siamo a un buon 90%, ecco, mancano forse due tasselli. Ma noi siamo con l'occhio sul mercato, non ci tiriamo indietro, quindi siamo qua, dobbiamo fare bene in ogni caso, perché il Licata è Licata, è una squadra che sappiamo da dove viene, 30 anni fa dov'era, quindi non possiamo, dobbiamo per forza cercare di fare bene il migliore, la cosa migliore che dobbiamo fare. L'obiettivo è stato ampiamente sottolineato durante la conferenza stampa di presentazione, rimane ovviamente una tranquilla salvezza, 44 punti dai centrali il prima possibile. È chiaro, l'obiettivo principale sono i 44 punti, poi tutto quello che viene sarà gradito. Tanti giovani in questo raduno, abbiamo visto tante facce nuove, molti confermati a dire il vero, però è Licata che sta cercando una valorizzazione dei giovani. Sicuramente, anche perché è chiaro che il futuro è sempre dei giovani, questa è una cosa ormai che sappiamo, è la nozione di vita, quindi il futuro è dei giovani. Mister Peppe Balsamo, inizia una nuova stagione, Licata al via per la stagione 2012-2013, quali sono i propositi e quali gli obiettivi? Gli obiettivi sono i soldi, sono quelli di cercare al più presto possibile di fare un campionato per quanto riguarda la nostra classifica, deve essere sempre quella di raggiungere prima possibile quella famosa quota salvezza, mentre i propositi sono quelli di cercare di valorizzare qualche ragazzo per poter portare avanti questo progetto nuovo di questo nuovo Licata Calcio. Abbiamo visto tanti giovani, come accennato da lei anche nella nostra intervista, tante facce nuove, il Licata appunto che ha un occhio di riguardo sempre per la valorizzazione dei giovani, lo diceva anche prima il presidente Ortugno. Questo deve essere la nostra prerogativa, senza dimenticare che dobbiamo cercare di inserire questi ragazzi insieme a qualcuno esperto. Come sappiamo è arrivato qualcuno esperto, qualcuno è stato riconfermato la scorsa stagione. Speriamo che dopo questa preparazione abbiamo le idee, magari anche io le idee magari più chiare. Ultima domanda riguardo il mercato, sono stati esauditi quasi tutti i suoi obiettivi oppure manca ancora qualcosa? No, diciamo che siamo quasi a posto, poi se si verifica qualcosa di importante durante questo, perché non dimentichiamoci che il mercato dei dilettanti si chiude, se non erro, il 15 o il 20 settembre, se in questo periodo si verifica qualcosa di buono che potrebbe interessare a noi, ci fa piacere. Se non ci sono questi presupposti di poter inserire qualche altro elemento importante, va bene lo stesso, cercheremo in ogni caso di cercare di raggiungere il nostro obiettivo primario.